Allora, siamo qui al Milano Film Festival con Lamberto Caimi e la domanda è: come è cambiato il mestiere del direttore della fotografia negli ultimi, diciamo, 20 anni? Diciamo che è cambiato totalmente, perché il cinema, diciamo, di anni indietro aveva bisogno di una capacità di prevedere le scene, perlomeno prevedere l'illuminazione, perché c'era c'era una base tecnica che era indispensabile per poter fare la fotografia. Oggi invece è tutto molto più semplice, perché il direttore della fotografia può illuminare, può vedere sullo schermo cosa fa, per cui può correggere quello che sta facendo. Invece quando si girava con la pellicola questo non era possibile, perché noi vedevamo materiale a distanza di parecchi giorni, quindi solo allora capivamo esattamente se quello che avevamo fatto funzionava o se invece c'era qualche problema. Perfetto. Ok, grazie.